Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, che dunque apriamo con il ciclismo a Firenze, la prima giornata del 26esimo giro ciclistico internazionale femminile della Toscana. Overture nello splendido Parco delle Cascine con una cronometro individuale di 3 km che assegnava anche la prima maglia rosa. Ebbene, la prova a cronometro è stata vinta dalla polacca Sojka Agnieszka, che ha coperto il percorso in 3 minuti e 23 secondi. Ha preceduto l'italiana Martina Fidanza di 4 secondi e l'ucraina Kononenko di 5 secondi. La corsa a tappe proseguirà nella giornata di venerdì a Campi Bisenzio, che torna ad ospitare una prova in linea. Partenza venerdì alle ore 13, l'arrivo alle 15:30 nella centralissima e suggestiva Piazza Dante. E siamo al calcio, al ricordo in una bellissima serata allo stadio Nardini dell'indimenticabile presidente del Castelnuovo, Mauro Marchini. Lui era il presidente, anche se molti confidenzialmente lo chiamavano Mauro. Lui fu l'uomo che fece sognare gli sportivi castelnovesi con un ciclo di un'era calcistica tanto bella quanto forse irripetibile. Il Castelnuovo e la Garfagnana non lo hanno dimenticato e così, a 13 anni ormai dalla sua morte, lo vogliono ancora ricordare con il memorial intitolato appunto a Mauro Marchini. Decima edizione dopo un paio di anni di sosta dovuti alla pandemia, stavolta l'interlocutore dei gialloblu padroni di casa, nel frattempo ai noi scesi in promozione, è la lucchese di Ivan Maraia, ma anche del direttore sportivo Daniele De Oma, che 3 lustri fa da queste parti visse una breve ma profonda esperienza proprio all'epilogo dell'era Marchini. È un onore partecipare al Memorial Marchini, perché io sono stato vicino al presidentissimo l'anno che purtroppo poi la società è stata ceduta, perché lui stava male per motivi di salute ovviamente. È un onore venire a giocare qua, perché c'ho un legame profondo per quanto riguarda la Lucchese a questa meravigliosa città che è Castelnuovo. Siamo contentissimi di venire qua e onoreremo l'impegno per l'ex presidente purtroppo Marchini. Ovvio che Castelnuovo si è mobilitato con tutti i suoi massimi dirigenti. Non potevano mancare poi figli Marco e Davide, i nipoti, uno gioca nel Castelnuovo, decisamente emozionati al momento delle premiazioni, così come Ciona Petreschi, altra bandiera del calcio garfagnino. Presente anche il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, il presidente gialloblu Dino Dini evidenzia quanto sia importante il ricordo del presidentissimo. Tutti gli anni è un appuntamento fisso che noi del Castelnuovo ci teniamo, perché insomma Mauro è veramente il presidentissimo, anche oggi è la persona che ha fatto la storia del Castelnuovo, e quindi il minimo che possiamo fare è ricordarlo tutti gli anni. Io poi sono amico anche della famiglia, in particolar modo di Davide, e quindi ci tengo in maniera particolare, ma insomma è una cosa importantissima che noi tutti ci teniamo. Beh, in questi casi la partita quasi finisce in secondo piano. Da notare una tribuna quasi gremita e circa un centinaio di giovani tifosi della Lucchese calorosi che alla voce hanno sostenuto i loro beniamini per tutti i 90 minuti del match, davvero bravi. Nel primo tempo, chiuso sullo 0-0, Castelnuovo di Andrea Cipolli, altro esponente sul campo degli anni d'oro gialloblu, si oppone bene alla Lucchese. Poi nella ripresa la maggiore caratura tecnica dei rossoneri fa la differenza e giungono così le 3 reti che decidono il match, firmate nell'ordine da Lagna, Rizzo Pinna e allo scadere dal gigantesco centrattacco Romero. Ma il 3-0 finale conta poco, in una serata e in una notte illuminata dal ricordo del presidente. Al termine della partita abbiamo intercettato l'allenatore della Lucchese Ivan Maraia, che così ha parlato del test di Castelnuovo ma anche dell'ultimo arrivato, il centravanti Bianchimano. Il risultato è la cosa meno importante, perché in questo periodo farsi condizionare dai risultati positivi o negativi secondo me è un errore. Lo so che si va sempre dietro un po' al risultato, quindi diciamo fa sempre piacere, soprattutto magari per chi realizza un gol, per gli attaccanti in special modo, quindi va bene così. Le cose importanti sono trovare le intese, trovare anche delle difficoltà come è stato nel primo tempo, ma che però ci aiuteranno poi in futuro nelle partite che andremo a affrontare, perché sono le difficoltà che troveremo anche, che ci daranno anche i nostri avversari in campionato. Quindi il primo tempo con un pochettino più di difficoltà, il secondo tempo un pochettino più sciolti, un pochettino meglio, però al primo tempo c'erano tanti ragazzi giovani
che comunque hanno fatto in pieno il loro dovere, quindi sicuramente una serata positiva che ci ha permesso insomma di andare ad affrontare questa settimana che è già partita sabato, non con oggi, poi chiude con sabato prossimo Arezzo, per cercare di distribuire bene anche tutte le forze di tutti i ragazzi. È un ottimo acquisto per noi, abbiamo inseguito per tante settimane e la società è stata bravissima a concretizzare. Non era facile, non era facile perché, ripeto, l'abbiamo inseguito per tanti giorni e quindi un ulteriore sforzo della società per un giocatore importante per noi. La società secondo me sta facendo un ottimo lavoro e quindi siamo molto contenti. E un ulteriore sforzo della Lucchese dovrebbe essere quello che porterà in rossonero il centrocampista del Pisa, Davide Di Quinzio. Si attendono conferme ufficiali nelle prossime ore. Svelato il calendario del girone A del campionato di eccellenza, che scatterà domenica 11 settembre, si giocherà il girone d'andata fino al 18 dicembre, il derby River Pieve-Camaiore alla 13ª giornata, il 4 dicembre. Ma vediamo nel dettaglio la prima giornata, come dicevamo, domenica 11 settembre. Picchi Livorno-San Miniato, Cuoiopelli-San Marco Avenza, Perignano Massese, le nostre debuttano in casa, Camaiore Fucecchio, poi Ponte Bugianese Certaldo, River Pieve, Castel Fiorentino, Cenaia Pro Livorno, tutto Cuoio, Monte Spertoli. Il tennis, niente da fare per Jasmine Paolini nel secondo turno del WTA 250 di Granby in Canada. La 26enne lucchese è stata sconfitta in 3 set, 6-4, 1-6, 2-6 dalla padrona di casa Rebecca Marino. Indubbiamente non un bel viatico per Jasmine a pochi giorni dall'inizio degli US Open. Parliamo di basket, gli allenamenti della prima squadra del Basketball Club Lucca, che giocherà in C-Gold, sono iniziati. Le luci si sono accese illuminando il parquet del Pala Tagliate, coi ragazzi, lo staff tecnico e la dirigenza. Una nuova stagione anche per il presidente Benigni e il direttore sportivo Vangelisti, sperando naturalmente di potersi togliere tante soddisfazioni nel campionato di C-Gold. Passiamo ai motori, perché venerdì e sabato si corre il 45esimo Rally 1000 Miglia, al via anche Rudy Michelini. Nuovo impegno tricolore per Rudy Michelini, pilota portacolori della scuderia Movisport, recente vincitore della Coppa Città di Lucca, è chiamato a confermare la bontà del feeling espresso al volante della Volkswagen Polo Rally 2 sull'asfalto casalingo, cercando di concretizzare le buone sensazioni anche sulle strade del 1000 Miglia, penultima manche del campionato italiano assoluto Rally. L'appuntamento, in programma nel fine settimana in provincia di Brescia, lo vedrà nuovamente affiancato dal copilota Michele Perna, parte integrante di un impegno che chiamerà ancora in causa il team HK Racing, al centro di una nuova proposta in termini di regolazioni, rivelatesi congeniali alle caratteristiche del pilota. Un percorso, quello di Michelini, interrotto dopo il rally di Alba, ma pronto a riprendere con la partecipazione agli ultimi due appuntamenti della massima espressione rallistica nazionale, il 1000 Miglia appunto ed il Due Valli. Un forfè, quello che lo ha visto assente al rally di Roma Capitale, che non ha tuttavia compromesso una situazione di classifica che attualmente vede il pilota lucchese in quinta posizione nel campionato italiano rally promozione. Il 45esimo 1000 Miglia prenderà il via venerdì 26 agosto con lo shakedown ai laghi di Sovenigo a partire dalle 8. La gara entrerà nel vivo alle 17.30 con il semaforo verde alla Valle Sabbia dell'Era Valerio. Sabato 27 le restanti 8 prove speciali, 4 da ripetere due volte, Provaglio Valsabbia, Irma Moerna e la lunga Pertiche in una versione pensate di oltre 26 km. Sede di partenza e di arrivo, Piazzale Arnaldo, con la cerimonia di premiazione in programma sabato sera a partire dalle 19. Ospiti di eccellente livello nell'ambito della 3 giorni di Soul Sport, la kermesse di sport e benessere in programma Marina di Pietrasanta venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre. Luca Tesconi, lo vediamo in questa foto, parliamo di due vice campioni olimpici, argento a Londra 2012, vice campione del mondo e oro nella prova squadra in Corea del Sud, parliamo di tiro, mentre ci sarà tra gli altri anche il grandissimo Nicola Vizzoni, oggi responsabile della nazionale per il settore lanci, tra l'altro Nicola grande amico di noi TV e attualmente appunto argento, ricordiamo, a Sydney, Nicola nel martello nel 2000. Una serie poi di grandi campioni che saranno presenti, avremo modo senza dubbio di riparlarne. Tutto per la pagina sportiva del TG Noi, breve pausa e poi la terza ed ultima parte.